Punti salvezza di fondamentale importanza nella sfida fra Salernitana e Latina. Granata senza vittorie da oltre due mesi, l'ultimo successo alla Rechi, ancora con Torrente in panchina, è datato 22 gennaio. Latina messo solo un po' meglio in classifica e reduce dall'affermazione sull'Avellino. Senza lo squalificato Bernardini, Menichini rivoluziona il centrocampo inserendo Gatto, quella formata da Coda e Donnarumma, resta invece la coppia d'attacco. Dall'altra parte Gautieri si ritrova a gestire l'emergenza per le assenze di Di Gennaro, Campagna, Olivera e da Costi. Nel tridente offensivo Dumitru preferito a Corvia. Gara affidata all'arbitro palermitano Rosario Abisso. Lunga fase di studio in avvio, poi Latina sblocca il punteggio. Schiattarella apre per Calderoni che senza pensarci troppo su lascia partire un diagonale che non lascia scampo a Terracciano per i neroazzurri e il ritorno al gol in trasferta dopo 471 minuti. In evidente difficoltà, la Salernitana riesce a trovare comunque lo spunto per il pareggio. Alla mezz'ora, Donnarumma tocca all'indietro per Ogier. Potente, il destro da fuori area del centrocampista ganese, si infila all'incrocio dei pali. Il ritrovato equilibrio dura però soltanto tre giri di lancette. Guadagnato il fondo del campo, il Latina trova spazio con Schiattarella che si libera del controllo di Bagadur. Preciso, il passaggio per il sinistro di Scaglia diventa una sorta di rigore in movimento trasformato dall'attaccante Pontino. Di nuovo al tappeto, prima del riposo, la Salernitana si rimette in piedi grazie al colpo di genio di Donnarumma e quel pizzico di buona sorte che non guasta mai. Catturato il pallone in area, al 39esimo l'attaccante Granata trova il tempo per provare il destro a giro, soluzione che diventa vincente grazie al tocco involontario di Bruscagin che mette fuori causa Uicani. Con le immagini montate da Massimo Mittiga passiamo al secondo tempo che concentra nel finale le sue emozioni. Pericolosa al 75esimo con uno spunto di Donnarumma che calcia alto dopo un errore di Della Fiore, 9 minuti dopo la Salernitana passa in vantaggio. Da rigore sul cross di Zito il contatto in area fra Esposito e Donnarumma. Ammonito per gioco scorretto, il difensore del Latina viene espulso per le successive proteste. Dal dischetto Bovo firma il sorpasso che aggiunge tre punti molto importanti alla classifica della Salernitana. Un assist, un gol e il rigore procurato fanno di Donnarumma il migliore in campo. Il finale dallo stadio Arechi e Salernitana batte Latina 3-2 e la linea può tornare ad Andrea Fusco.